Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, su Van Education. Questo è il secondo vlog. Allora, il primo vlog spero non sia stato troppo noioso. E spero tanto di non essere stata troppo prolissa. Però serviva un po' come introduzione al canale, giustamente per capire a chi è indirizzato e chi può seguirlo. In questo secondo vlog entrerò un pochino più nel dettaglio perché parlerò in particolare di quelli che saranno i video che troverete, le varie sezioni, quindi le playlist, e inoltre vi parlerò anche del sito internet che trovate tutto qui sotto nell'info box e le varie sezioni e i vari argomenti di cui tratterò. Quindi ci sarà magari una carrellata di immagini, così non vedete sempre me, e anche dei vari lavori, dei laboratori che ho fatto durante tutti questi anni. E allo stesso tempo vi parlerò, insomma, un po' dei vari progetti, di quello che è stato fatto e di quello che condividerò con voi. Quindi buona visione e ci vediamo dopo. Ciao ciao! Dato che questo è un vlog, voglio raccontarvi che cosa ho fatto oggi. Vi faccio vedere lo splendido posto che ho visitato oggi. È veramente meraviglioso, immerso nella natura, con tanti cavalli stupendi, e quindi godetevelo tutto. In serata invece ho partecipato ad una sfilata bellissima. Hanno sfilato dapprima i piccolini e poi hanno sfilato queste meravigliose ragazze in abito da sera, ma anche in abito da sposa, meravigliose. Ci sono stati anche dei balletti eseguiti dai dei bambini e bambine bellissime, e quindi buona visione. Potrete osservare dei laboratori che ho organizzato proprio perché credo che il laboratorio costituisca uno stimolo, una risorsa per la fantasia del bambino. Infatti, il bambino può partecipare senza essere costretto in piena libertà e non è una didattica, una forma di didattica che assimila l'educazione all'addestramento, perché altrimenti un tipo di didattica del genere può maturare solo passività da parte dell'alunno, che quindi non si sentirà valorizzato e che dovrà seguire alla lettera le indicazioni dell'insegnante piuttosto che dell'educatore o del genitore e non potrà quindi esprimersi. Invece il laboratorio è proprio uno stimolo, è una risorsa, è qualcosa che può generare e esprimere l'arte e la creatività del bambino stesso. Crescere attraverso i laboratori, che siano laboratori ludico-didattici, manipolativi, che siano laboratori di cucina, consente comunque ai bambini e alle bambine non solo di fare delle cose, ma anche di riflettere su di esse, di riflettere su ciò che stanno facendo. Non si tratta di un semplice strumento che può essere utilizzato bene o male, come un oggetto o che si trova sul ripiano a riempirsi di polvere. Il laboratorio è proprio l'esigenza del bambino, che in un'età che può essere quella della scuola dell'infanzia, ma anche della scuola primaria, ha bisogno sicuramente di stimoli, di necessità delle attività più svariate, di provare, provarsi.
Quindi il laboratorio sicuramente è un'attività ad hoc che garantisce una maggiore efficacia dell'azione educativa, in quanto sollecita il bambino, permette lo scambio con l'altro, promuove l'intelligenza, propone diversi punti di vista. Una situazione di stimoli appropriati è fondamentale ai fini dell'apprendimento e l'organizzazione secondo certi scopi. Quindi è importante che un ambiente anche sia ad hoc, sia elaborato apposta, per una concezione pratica dell'apprendimento. Quindi questo non vuol dire, la concezione pratica dell'apprendimento non vuol dire poi escludere la teoria, ma che si può mettere in pratica qualcosa di valido, di concreto e di possibile. I giochi, siano essi all'aria aperta, siano al mare, in campagna, al chiuso, per una festa di compleanno, a scuola, promuovono attraverso quindi lo scambio una sorta di intelligenza sociale. Io penso che il gioco sia fondamentale per il bambino, perché permette al bambino stesso, al ragazzo, al giovane di rapportarsi con l'altro, ma allo stesso tempo anche di riflettere su quello che sta facendo. Il gioco permette di costruire, ricostruire, scoprire. Permette di vedere tramite occhi nuovi, quindi permette di cogliere le sfumature, i punti di vista diversi, le prospettive nuove. Quindi è importante anche proporre dei giochi che lo aiutino sicuramente nella crescita e il gioco a volte funge anche da cerniere, da raccordo tra i diversi stili educativi, perché permette anche di inserire in un unico contesto disciplina, divertimento, arte, tecnica, manipolazione e crescita. Sicuramente il gioco risveglia la comunicazione, la socializzazione, l'esplorazione, la costruzione, la fantasia, l'avventura, il movimento, il fare da sé e quindi suggerisce, crea anche dei nuovi bisogni, delle nuove domande, anche una ricerca maggiore del significato delle cose. Quindi sicuramente il gioco inteso come fan education è un gioco di ricercazione, non è qualcosa di statico, è sempre una ricerca, si avvale di aspetti non soltanto tecnici e scientifici, ma anche di quelli affettivi, sociali, corporee, e quindi è un sapere, un saper fare, un saper interagire, è un qualcosa che possa stimolare la naturale curiosità dei bambini. E quindi questo secondo me è fondamentale per quello che la mia proposta è legata a tanti tipi di giochi, quindi a giochi che possano sviluppare le diverse aree di sviluppo e di interesse anche. Molto simpatico anche, si trova sul sito e poi vedrete anche sul canale, simpatico sicuramente il blog di cucina, di laboratorio di cucina per i più piccoli, che nasce da una storia che vi consiglio di leggere su due fratelli, Nostrano e Vengano, e sulla loro modalità di approcciarsi alla vita e anche alla cucina, e il fatto di avvicinare i bambini a un laboratorio di cucina piuttosto che a delle ricette, significa per Van Education il fare con il piacere di fare, quindi aiuta sicuramente i bambini a crescere, però anche lasciando loro il tempo di crescere, quindi è un'attività non didattica, astratta, ma è una sorta di attività che avvicina a un sapere, avvicina anche a un'esperienza di vita, quindi che imprime nella mente, ma anche nel cuore, il piacere di scoprire, il piacere di conoscere, di fare e quindi di coinvolgere proprio il bambino, lasciando anche delle tracce che possano appunto aiutarlo a crescere in modo diverso. Sicuramente un'alimentazione sana è fondamentale per la crescita del bambino e quindi verranno proposte delle ricettine anche semplici, facili, che possono fare i bambini stessi con l'aiuto degli adulti, oppure anche delle altre proposte, magari più, ma non tanto complesse, che possono fare gli adulti per i propri bambini affinché si avvicinino ad un'alimentazione sana, quindi ad un'alimentazione sempre più equilibrata, perché oggigiorno purtroppo si vedono sempre più bambini che consumano tantissime merendine spazzatura, tantissimo cibo spazzatura e quindi si allontanano sempre di più da quelli che sono i prodotti della terra e dal conoscere e dall'importanza della storia degli alimenti che sicuramente li renderebbe anche più consapevoli di ciò che mangiano, ma anche renderebbe più consapevoli i genitori stessi di quello che mangiano i propri bambini e quindi sicuramente questo è l'obiettivo principale. Ci saranno poi anche
anche dei momenti di condivisione, perché io sicuramente accetterò anche le vostre richieste, le vostre domande, quindi ci saranno momenti di Q&A, di domande e risposte, anche perché il Van Education, questo progetto, è diventato virale, è diventato, diciamo, è stato pubblicato sui social e anche su questo canale, proprio perché sempre più genitori mi chiedono continuamente consigli su determinati aspetti, che possono essere appunto dall'educazione, possono essere consigli sul metodo di studio, ma anche a volte appunto ricettine o consigli in generale, idee, spunti, e quindi questa parte di condivisione delle idee per me è fondamentale. Siccome sempre più persone mi chiedevano magari anche di animazioni per le feste di compleanno, che giochi fare, come truccare, quindi mi è venuto proprio naturale l'idea di poterlo condividere con più persone, perché rispondere solo ad una persona significa non investire su questo patrimonio, mentre invece io voglio proprio investire al fine di poterlo condividere sempre di più, sempre con più persone, e spero davvero che possa essere utile a tutti quanti, a tutti voi.